dottor Barile, anni preziosi quelli in cui insomma ha potuto lavorare, forse per poco, insieme al tenente Ruotolo che questa sera ci saluta, va a Roma, insomma com'è stato collaborare con lui? È stato sicuramente utile e proficuo per l'amministrazione della giustizia. Quando il capitano Ruotolo, io l'ho conosciuto quando sono venuto qui 2 anni e mezzo ormai, sono passati e ancora non lo conoscevo, ma ho potuto apprezzarlo nel corso di questo periodo e in questo devo dire che mi dispiace che va via, sperando che chi lo sostituisce riesca a dare almeno metà di quello che è riuscito a dare lui. Sono rapporti che magari quelli che si instaurano, che sicuramente sono professionali, ma che a volte vanno anche oltre, insomma, arrivano anche al personale. Sì, sicuramente, per questo mi fa piacere per la sua professionalità che cresce andando a Roma, ma mi dispiace perché perdo, diciamo tra virgolette, un amico al quale ero anche legato. Tenente Ruotolo, dopo insomma tanti anni va via, lascia il territorio del Vallo di Diano, la tenenza di Sala Consilina, cosa porterà via con sé? Beh, innanzitutto porterà un bellissimo ricordo che mi ha fatto riscoprire i valori del Vallo di Diano dal punto di vista umano e dal punto di vista creativo della gente, ma soprattutto porto tanto affetto nei confronti delle istituzioni, insegnamenti, valori professionali e morali con la Procura della Repubblica, in particolar modo col procuratore Barile, che mi ha insegnato a essere anche molto più avveduto nelle scelte, nei criteri di operare e soprattutto di avere quella molla in più per far bene per la collettività e per le istituzioni. Sicuramente non troverò tanto calore nella città di Roma, ma non perché manca la personalità e manca l'aspetto diciamo umile della gente, ma perché in una città grande come la capitale si corre e il valore umano delle volte viene un pochettino a mancare. E sicuramente nel quadro del mio cuore ci saranno riferimenti caldi con il signor procuratore, con gli amici, con i giornalisti come voi e con i miei collaboratori che per me sono prima di tutti amici, che mi hanno dato quella forza di poter superare quell'ostacolo che era dettato da un uomo del territorio. Essere il comandante del reparto della Guardia di Finanza non era facile, per essere obiettivo, giusto e soprattutto coerente con le scelte che venivano dettate dalla Procura e dalla mia gerarchia. Non le chiedo dunque cosa porterà con sé insomma nel suo cuore, perché ho capito che si tratta di molti rapporti umani instaurati, le chiedo invece se c'è qualche rammarico, qualcosa che pensa di aver lasciato incompiuto, qualcosa in più che avrebbe voluto fare. Sì, non si è mai soddisfatti abbastanza, perché si hanno tante idee di voler fare bene per la gente. Quando ero ragazzino e andavo a scuola a Sant'Arsenio pensavo che troppi soprusi dovevano finire, quando poi ho avuto la possibilità di poter essere diciamo uno degli strumenti in mano alle istituzioni per dare una svolta un pochettino più coerente, più obiettiva, più concreta al senso della vita, ecco, questo mi manca un pochettino, perché il tempo è stato tiranno, è stato poco e non mi ha permesso di poter essere ancora più propositivo e dare la soddisfazione alla gente onesta, alla gente che crede nei valori, che crede nella giustizia, che crede nelle istituzioni, che ci sono sempre e comunque uomini e persone che fanno il loro dovere con i loro errori e con la loro bontà di essere persone corrette. Bruno, gli auguri più sinceri di un amico col quale ha collaborato per 3 anni, insomma abbiamo condiviso questa esperienza salete per 3 anni, sicuramente è una bella esperienza di reciproco rispetto, di collaborazione in aiuto, tutto volto appunto a sostenere questo territorio che sicuramente è rimasto nel mio cuore, come rimarrà sicuramente nel cuore di Bruno.